Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video diverso dal solito. Infatti, dopo aver sfidato nel 3 contro 3 ZW, Ragnar e Pata, oggi siamo qua con il Balsa. Quindi siamo contro Steve Caccavale, Nick Calaia e Ayman Mahidji. Insomma, una partita poco Eccoci, difficile. Carichi, siamo team fascetta contro team non fascetta, in poche team parole. Capelli strani. Team capelli strani. Team Super Saiyan contro team normali, fondamentalmente. Dopo aver perso di una rete contro il team di ZW Jackson, oggi sfidiamo una squadra di futsal, una squadra di calcio a 5, quindi sarà molto più difficile del solito. Non vi nascondo il fatto che Fabio ha tanta paura. La paura è solo mentale, come direbbe Ragnar, insomma un po' come il dolore, quindi oggi cercheremo di sovvertire quelle che sono le sorti apparentemente inevitabili. Oggi sarà un match difficilissimo, voi vi conoscete bene, come pensate possa essere questa sfida in un campo più piccolo? Ricordiamo un attimo le regole: due tempi da 10 minuti, in caso di pareggio si proseguirà con un altro tempo supplementare unico di 5 minuti, dopodiché infine in caso ulteriore di parità si andrà al golden goal, chi segna vince. Non ci sono le regole del futsal, potete fare fondamentalmente quello che vi pare, non ci sono limitazioni di retropassaggio al portiere, anzi quest'ultimo può essere molto partecipe nella manovra d'azione, quindi non crearti problemi Steve qualora volessi uscire, giocare coi piedi, anche spingerti in avanti. Non è proprio la vetta del mio repertorio, però proviamo. Ragnar ci ha messo molto in difficoltà così, quindi insomma certo. È una cosa, ecco, vi stiamo già spoilerando un, come dire, il punto debole fondamentalmente. Pareri su questa partita, come pensate possa andare? Siete pronti? Siete carichi? Noi siamo carichissimi di giocare contro di loro. Le mie impressioni sono che intanto il portiere, abbiamo un portiere contro di veramente di assoluto livello, anche se non gioca a calcio 5, comunque si è dimostrato veramente forte anche nei tornei estivi. Poi abbiamo ovviamente contro Fabio Di Mauro e sappiamo tutti com'è, e infine abbiamo Antimo che è un'incognita. oggi può dare qualcosa in più secondo me. Invece il mio pensiero è che la squadra che abbiamo contro, se non sbaglio Steve, non li conosciamo, soprattutto Antimo non l'abbiamo mai visto. Io non l'ho mai visto giocare, quindi potrebbero mettersi in difficoltà su questo lato. Poi ci abbiamo la fama indiscussa di Fabio Di Mauro, sottolineiamo questo, quindi anche lui secondo me supportato da voi, che col pensiero che ci avete voi, ci siete voi dietro a guardarlo, lo caricate. Noi invece siamo qui per fare la nostra partita, non abbiamo nessuna indicazione, non sappiamo come fare perché appunto non abbiamo riferimenti su di voi, ma ci mettiamo il tutto, no Steve? Sì, sono d'accordo. Inoltre aggiungo che ho visto Francesco tirare molto forte, quindi potrebbe essere un'arma in più che hanno Di Mauro rispetto a noi, perché io coi piedi non sono, diciamo, però, un campione. Però Ci posso provare. Compenso avendo due grandi giocatori di fianco che conosco molto bene, ma loro hanno qualche arma nascosta, quindi secondo me è più equilibrata che ha detto anche. Secondo me, giustissimo, sono d'accordissimo con Steve Caccavale. Non lo so, voi prima avete detto mina vagante, potrebbe essere anti, ma invece credo che possa essere semplicemente la vostra tachipirina 1000. Potrei lenire ogni vostra difficoltà, quindi giochiamo su questa cosa qui. Detto questo, ci possiamo catapultare all'interno della sfida. Avete domande riguardanti questa? Dubbi, curiosità? Possiamo partire. Due tempi da 10, come abbiamo detto, 5 supplementari eventuali, golden goal. Quindi possiamo partire. Due tempi da 10, facciamo partire il timer e noi possiamo andare all'interno di questa sfida e che vinca il Di Mauro. Pari o dispari? Dispari. E buttiamo legge. Pari mio. Porca puttana. Neanche facendo paura riesco a vincere. Madonna. Io scelgo la palla. Vai, okay. Partiamo col vantaggio del pallone. Buono. Bravo!
no, no. Siamo scarsi, ragazzi. Ma chi si può giocare in Serie B? No! Finito primo tempo, un minuto di recupero. Allora ragazzi, finito primo tempo, partita tosta. Cosa ne pensate voi? Facciamo parlare il capitano Steve Cacavale della squadra senza fascetta. Allora, posso dire che i primi momenti ci siamo dovuti adattare un attimo al campo, alle regole del gioco, soprattutto io perché non sono abituato a ricevere così tanti palloni coi piedi. Poi sono contento di aver trovato anche un buon gol. Posso migliorare sul terzo gol, mi sembra c'è stata una piccola incomprensione tra me e Ayman, ma questo è dovuto a un fatto che, ripeto, facendo solo ed esclusivamente questo sport da anni, non sono abituato a essere così tanto coinvolto. Di solito prendo la palla una volta, la devo giocare e poi non mi può più ritornare indietro. Quindi sto cercando di adattarmi, però sono contento che siamo davanti perché non era scontato comunque. Voglio aggiungere una cosa per quanto riguarda la mina vagante. Antimo si sta dimostrando veramente veramente forte. Addirittura tripletta iniziale. Due, no, tre. Tre. Due gol e due assist. Ah, doppietto. Ci tengo a precisare anch'io, ragazzi, visto che abbiamo detto ognuno la propria opinione o quasi, che la sfida non è mai da sottovalutare perché, ragazzi, di quanti gol siamo? Sopra due, se non sbaglio. Due. Quindi si può ribaltare da un momento all'altro. Stiamo connessi fino alla fine per guardare l'esito e il finale di questa partita. Bellissima, ragazzi. Fascetta contro senza fascetta. Vamos! Adesso, ragazzi, andiamo dentro con il secondo tempo. Vediamo come cambierà la partita, se cambierà qualcosa. Andiamo a vedere. Andiamo! Thank you.
Due minuti. Vai! Ragazzi, eccoci alla fine della partita, siamo distrutti, siamo riusciti a vincere alla fine, ma è stata veramente complicata, siamo andati sotto nel primo tempo ed è stata una partita veramente complicata, voi cosa ne pensate? Beh sì, è stato difficile anche perché dopo questa giornata diciamo che le gambe iniziavano a farsi sentire, poi mi dispiace aver commesso qualche errore per la mia squadra, ho provato a fare un paio di gol che di solito non faccio, buono, quindi due li abbiamo presi, due li ho fatti. Che... L'importante è che sei riuscito a far gol a Steve. Sì, è un miracolo. Doppietta, cioè un miracolo praticamente. Questo il calcio può finire oggi, perché io che faccio due gol può finire oggi. E poi tra l'altro abbiamo fatto tutti i gol oggi. Quindi è stata bella. Poi solo Cristian non ha fatto gol. Che il nostro cineoperatore di quest'oggi. Yeah. Ciao Gri. E siamo arrivati ad ospitare i ragazzi in casa nostra. Le impressioni che ci hanno dato è che abbiamo fatto più fatica che il sabato. Non so se concordate con noi, ragazzi. Vabbè, per forza, dopo tre ore che giochiamo. Sì, poi vabbè, anche la pressione del sabato è un'altra. Certo. Io particolarmente ero più in difficoltà. Non so che aggiungere, ma del resto siamo qua per giocare. Si vince, si perde, l'importante è divertirsi. E ragazzi, mi raccomando, divertitevi anche voi, sia col calcio che col futsal. Ogni sport va bene, l'importante è stare bene. E nei commenti diteci se Antimo è veramente una mina vagante o no. Io l'ho detto, sono la tachipirina 1000, quella che prendi insomma per lenire i malanni. Quindi fondamentalmente sono stato un malus forse per la mia squadra, non quanto però Francesco, che andava i due all'ora. Diamoci i voti, facciamo il gioco dei voti. Allora, partiamo insieme un voto. Che voto diamo a Nick? 7.5. Io andrei sull'8. Anch'io direi 8. Quindi dai, per la par condition diciamo 8. Grazie. Nicola Scalaia. Invece voto a Steve Caccavale. Un po' sotto direi. Un po' sotto. Critica. Sono d'accordo. Andiamo sul 7.5. Allora io dico 7 perché valuto un po' quel calcio d'angolo. Però comunque lo capisco tantissimo, perché fare questa roba qua è difficilissimo per i portieri. Che fare attaccante e difensore non si capisce niente, muori e basta. Io sì, anch'io ti darei 7 più. Quindi dai, tra 7.5, 7. Discreto. 7 più, 7 più. E adesso il voto al Caimano, Ayman Maizi. Che voto date al Caimano? Io direi insufficienza addirittura. Io direi sul 6, è riuscito a fare gol al volo dopo 4 volte che dicevo taglia. Però è riuscito, buono. Sono stato influenzato adesso. Dai, 7. 7, te Fred? 7 anch'io. 7 anch'io, dai. E quindi poco altro. Dai, vi siete divertiti a fare questa sfida? Sì, da morire. È stato molto divertente. Speriamo di aver fatto divertire anche chi ci guarda. Comunque, che questo è l'importante. È anche bello far vedere i personaggi che stanno
dentro questo spogliatoio, fa vedere da dietro il backstage di quello che facciamo, in modo tale che chi ci guarda possa appassionarsi a questa squadra che sosteniamo e che ci permette di giocare e possa innamorarsi di questo sport che vedo che sta piacendo sempre di più, quindi siamo contenti. Viva il futsal, ragazzi. Viva il futsal, ragazzi. Noi ragazzi vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mi raccomando anche il vostro supporto con i commenti e i mi piace. Fatevi sentire se vi piacciono questi contenuti. Ci aspettiamo molto da voi, quindi ragazzi fatevi sentire. Mi raccomando, seguite su Instagram anche i nostri ragazzi. Vamos! Ricordatevi come mi chiamate ragazzi su Instagram. Stevie's Mind. Caimano. Nicolas Calaia Abra Calaia. Allora ragazzi seguiteci e mi raccomando, noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.